Prova a immaginare. In un futuro non troppo lontano, stai per partire per una vacanza nello spazio. Per organizzarti al meglio dovrai decidere quali oggetti vale la pena portare, così invece di controllare le previsioni del tempo, apri un simulatore di gravità. Questo perché dovrai conoscere il comportamento di ogni singolo pezzo del tuo bagaglio, sui diversi pianeti che andrai a visitare. L'itinerario è ormai pianificato. Il viaggio sarà lungo, molto lungo. Vorrai visitare tutti i pianeti del Sistema Solare e anche alcune lune. Ma a causa della differenza di gravità di questi corpi spaziali, non sei sicuro dell'effettiva utilità di alcuni oggetti che porterai con te. Partiamo dalle basi, i Tupperware. Non ho notizie degli altri viaggiatori spaziali, ma noi terrestri portiamo il Tupperware dovunque andiamo. Eppure se lo trasportassimo, per esempio, su Mercurio, molto probabilmente volerebbe nell'atmosfera. I contenitori di plastica che usiamo per conservare il cibo sono troppo leggeri e, poiché la gravità su Mercurio è 2,5 volte più debole di quella terrestre, forse ti converrà riempire i contenitori di plastica prima di tirarli fuori dall'astronave per fare un picnic. Se un contenitore Tupperware pesa circa 200 grammi sulla Terra, su Mercurio ne peserà solo 50. Puoi aggiungere alcune banane, una manciata di carote e due pezzi di anguria, e sarà possibile trasportarlo senza problemi dal veicolo spaziale. Sarà solo difficile far entrare tutto in un contenitore di dimensioni standard. Ma aspetta, prima di farlo devi sapere che la temperatura su Mercurio può raggiungere i 420 gradi centigradi. Ciò significa che qualsiasi contenitore di plastica si scioglierà all'istante, non appena entrerà in contatto con l'aria. Ovviamente anche tutto il cibo verrà carbonizzato. Potresti provare a prendere un contenitore in titanio, molto più utile in questa situazione, oppure limitarti al cibo per astronauti. Ma adesso basta parlare di Mercurio, spostiamoci su Venere. Portando lo stesso contenitore vuoto su Venere, si comporterebbe in modo simile a come si comporta sulla Terra. Questo perché Venere è conosciuto anche come il gemello del nostro pianeta. Entrambi hanno molto in comune, ad esempio quasi le stesse dimensioni e la stessa massa. Quando si parla di gravità, la formula è la seguente. Più grande è la massa e maggiore è la densità, più forte è la gravità. La gravità di Venere è circa il 10% più debole di quella terrestre. Quindi sì, puoi tranquillamente scendere dalla tua astronave con il contenitore, sia pieno che vuoto, per goderti un meritato pranzo panoramico sulla superficie di Venere. Dovrai però trovare un modo per mangiare senza toglierti la tuta spaziale. L'atmosfera di Venere è piena di acido solforico che irrita il naso e la gola, causando difficoltà di respirazione. O peggio, molto peggio. Adesso ti devi ricordare di non portare nulla di leggero con te. Ci stiamo dirigendo verso Phobos. No, non è un'isola greca. E non è nemmeno uno yogurt greco, anche se il nome è molto carino. È solo una delle lune di Marte. Qui anche la tua navicella spaziale avrebbe bisogno di un peso extra per rimanere vicina al suolo. Se pesasse come uno scuolabus, qualsiasi persona di corporatura normale potrebbe sollevarla con una sola mano. Questo perché su Phobos gli abitanti della Terra sentono a malapena il peso della gravità. Mi raccomando, fai molta attenzione quando salti. Con un normale balzo potresti volare dritto nello spazio. I passeggeri a bordo dell'astronave Voyager sono pregati di tenere braccia e gambe sempre all'interno del veicolo. Ti stai avvicinando a Giove, un gigante gassoso. Nella sua atmosfera infuria una tempesta che va avanti da almeno 300 anni. Inoltre il pianeta non ha una superficie solida, il che significa che non sarai in grado di atterrare su questo pianeta. Guardando fuori dal finestrino ti sembrerà di muoverti all'interno di un'enorme nuvola. Ma anche questo andrà benissimo per il tuo esperimento. Prova a lanciare in aria la palla da baseball che hai portato con te per sfuggire ai momenti di noia durante gli spostamenti spaziali. Misura il tempo che la palla impiega a colpire la superficie. Se sulla Terra la palla cadrà a una velocità di 9,8 metri al secondo quadrato, su Giove la stessa palla colpirà il suolo a una velocità 2,5 volte superiore. Questo perché Giove è oltre 10 volte più grande della Terra e circa 300 volte più pesante del nostro pianeta. Ora, se spostassimo l'astronave solo un po' di lato, verso una delle lune di Giove, Europa, la situazione sarà completamente diversa. Lanciare una palla da baseball in aria su Europa significa non vederla più. La gravità è quasi inesistente. Non solo una palla da baseball, ma anche una persona adulta può volare via in qualsiasi momento. D'altra parte, se decidi di avventurarti fuori dalla navicella per esplorare il campo gravitazionale di Europa, perché non provare a sollevare il veicolo spaziale stesso? Su Europa un normale terrestre può facilmente sollevare fino a 450 kg, l'equivalente di un alce maschio a grandezza naturale.
oppure può sollevare una formazione piramidale di 9 persone di corporatura media. Scegli quello che ti piace di più. Quando ti avvicini a Saturno, fai molta attenzione. Se da lontano gli anelli di Saturno sembrano lisci e solidi, da vicino noterai che non sono nient'altro che pezzi di ghiaccio e rocce che fluttuano nello spazio. Meglio tenere lontana la navicella. Nemmeno su Saturno è presente una superficie solida. Anche qui è impossibile atterrare. L'atmosfera è piena di ammoniaca. Come avrai intuito, si tratta di un ambiente piuttosto inospitale per un essere umano. All'interno dell'astronave hai portato una collezione di libri di fantascienza, abbastanza da riempire un'intera libreria. In tutto pesano circa 180 kg. Sì, così tanti libri! Spinto dalle prove sugli altri pianeti, provi a sollevare 90 kg alla volta. Ma indovina un po', stavolta non ci riesci. La gravità di Saturno è troppo simile a quella terrestre. Vediamo di fare un po' di chiarezza sul discorso gravità. Quando misuriamo la gravità, parliamo della forza con cui un pianeta o un altro corpo spaziale attira gli oggetti verso il suo centro. Quindi, se hai bisogno di aiuto per sistemare in ordine alfabetico la tua collezione di libri di fantascienza, chiedi all'equipaggio di spostare l'astronave verso un corpo spaziale vicino con un'attrazione gravitazionale più debole. Plutone, per esempio, anche se oggi non è più considerato un pianeta, ma solo un pianeta nano e uno dei corpi spaziali più lontani dal Sole. Su Plutone dovrai indossare una tuta spaziale molto calda. Plutone è freddissimo e ha una superficie minuscola. È più piccolo della Luna, ma è il luogo ideale per mettere alla prova la tua forza. Se sulla Terra è praticamente impossibile per una persona normale sollevare un elefante, su Plutone sarai in grado di sollevare un cucciolo di elefante che pesa circa 120 kg. O magari un elefante di medie dimensioni che può pesare fino a 900 kg. Nel viaggio di ritorno verso la Terra, fai una sosta su Urano. Il pianeta più freddo del nostro sistema solare ha una temperatura media di circa meno 212 gradi centigradi. Se provi a uscire dalla navicella, ti congelerai all'istante. Sebbene la gravità su Urano sia abbastanza simile a quella terrestre, c'è una cosa che è molto diversa: il tempo. Una vacanza di 2 settimane sulla Terra si trasforma in una di 3 anni su Urano. Se sei stufo dei pianeti freddi, puoi tornare su quelli più caldi. Ok. Marte è sicuramente più caldo di Urano, ma la sua temperatura media è di circa meno 63 gradi centigradi. Sulla Terra abbiamo temperature così basse solo al polo sud, durante l'inverno. Quando si atterra su Marte, ci si sente leggeri e forti allo stesso tempo. La gravità di Marte è circa 2,5 volte più debole di quella terrestre. In altre parole, probabilmente riuscirai a sollevare un peso equivalente al tuo senza alcun problema. Hai presente tutte quelle mosse di breakdance che avresti sempre voluto fare? Ecco, hai trovato il posto giusto. Sei stato fortunato a trovare un appartamento da 1,80 m per 1,80 m. Nessuno dei tuoi amici ne possiede uno così. Vivono tutti per lo più in capsule dove dormono senza potersi girare nel letto. Il prezzo per quella che oggi chiamiamo villa è follemente alto e ancora non va del tutto giù. Domani devi firmare il contratto e versare l'acconto. In realtà sei riuscito a comprartelo soltanto perché hai vinto alla lotteria. È così che si vive nel 2999. Tu e altri 100 miliardi di persone. Alcune persone investono in numerosi condomini del nuovo millennio su altri pianeti. L'ultima tendenza immobiliare è quella di acquistare su Ross 128b, Marte o persino Saturno. Ci stavi pensando anche tu, ma ami troppo l'atmosfera e la natura sulla Terra. Mentre sorseggi il tuo caffè mattutino, un ologramma pubblicitario riempie tutto lo spazio nella capsula e non va via. Caro terrestre, non perdere l'occasione di cambiare la tua vita una volta per tutte. Da un'occhiata ai nuovi condomini su Ross 128b, Marte, Europa e Saturno. Investi nella tua nuova casa e nella tua nuova vita. Tour in autobus sono disponibili tutti i giorni. Improvvisamente ti rendi conto che lo spam potrebbe essere la tua occasione. Hai ancora un po' di tempo prima di firmare il contratto e non hai niente da perdere. È solo un tour. Dopotutto, gli 11 anni luce dalla Terra a Ross 128b non sono un grosso problema. Sono soltanto un paio d'ore su un bus spaziale. Vuoi andarci per renderti conto che non esiste nulla come la Terra e per convincerti che hai fatto la scelta giusta? Corri alla stazione degli autobus e arrivi appena in tempo. 3, 2, 1, via! L'autobus parte e 2 ore dopo sei già lì, a Ross 128b.
Oh, sembra un po' come la vecchia Terra che hai visto nelle presentazioni scientifiche all'università. La superficie è rocciosa con delle macchie verdi. Queste devono essere delle foreste e dei prati che gli scienziati hanno realizzato. E c'è un'atmosfera, anche se artificiale. L'agente immobiliare ti dice che in realtà è un bene. Il clima è del tutto controllato. Gli abitanti hanno tutto sotto controllo. L'unico inconveniente è che migliore il tempo, maggiore sarà il conto da pagare ogni mese. La protezione UV è essenziale su ROS 128b. Il suo indice è del 38% superiore a quello della Terra, quindi una normale crema solare non serve a molto. Dicono che questo pianeta sia una specie di gemello della Terra, ma non ne sei molto convinto? C'è un po' di vegetazione, ma sembra tutto così strano. E ti senti come se stessi dentro a un gioco per computer. Accanto al condominio c'è un frutteto e una piccola fattoria che produce cibo biologico per la gente del posto. Quindi decidi di farci un salto e vedere come funziona. La frutta e la verdura sembrano così strane. Ti rendi conto che quello che vedi deve essere un melo, ma un microchip invece dei boccioli. E i frutti sono cubici. Ci sono mele di tutti i colori dell'arcobaleno. Fai qualche passo e inciampi su una piccola roccia, una delle poche cose che appartengono a questo pianeta e non sono state importate dalla Terra. Una farfalla si posa sulla punta del tuo naso. Vorresti toccarla, ma non appena le tue dita la raggiungono, la farfalla si disperde in numerosi pixel. L'agente immobiliare corre verso di te e ti aiuta a rimetterti in piedi. Dice che tutta la fauna sul pianeta è ancora rappresentata sotto forma di ologrammi, perché trasferirla dalla Terra non è al momento possibile. Tutti gli elementi della fauna sono strettamente collegati e anche la farfalla più piccola può fare la differenza. Con i soldi che hai per l'acconto sulla Terra, qui potresti permetterti un appartamento a due piani. L'unico problema sarebbe fare il pendolare per andare al lavoro ogni singolo giorno. Andiamo, Marte ci aspetta. Abbiamo ancora tanti condomini da mostrarvi. Ah, è l'agente immobiliare che ti sta chiamando. Salti sull'autobus e dopo un po' atterri su Marte. Nel 2999 è davvero spettacolare, ma un po' troppo sabbioso. Gli scienziati non sono ancora riusciti ad avere l'acqua sotto forma liquida, anche se l'atmosfera è del tutto a posto. Ora sul pianeta fa troppo caldo, perché hanno voluto renderlo abitabile. Anche se ci sono dei ghiacciai, tutta l'acqua si trasforma istantaneamente in gas, a causa del calore. Individui delle grandi macchine nel cielo. L'agente immobiliare ti dice che sono dei pezzi di equipaggiamento essenziali che intrappolano l'acqua in sacchetti sotto forma di gas per avere dell'acqua potabile su Marte. Ti porge un sacchetto e ti dice di provarla. Sembra un piccolo palloncino, ma che strano. L'inspiri e non hai mai assaggiato niente di simile prima e ti sembra assurdo che quel gas ti abbia dissetato. Le piante che crescono maggiormente su Marte sono dei cactus di diverse forme. Si sono adattati perfettamente a questa atmosfera e gli scienziati sono riusciti a fonderli con altre piante. Queste piante sono un tipo di acero marziano, lo si capisce dalle foglie. Guarda, su un cactus crescono delle pere e vedi dei manghi, degli avocado e diversi tipi di frutta. E prosperano! Il sole splende e sono circondati da acqua sotto forma di gas. Sembra quasi di essere a casa. Anche se ROS 128b deve ancora svilupparsi, sono già passati 200 anni da quando è stato creato il primo ranch su Marte. Tuttavia, qui gli immobili sono più costosi, quindi potresti permetterti solo un monolocale. Sembra un affare, ma è ora di visitare un altro pianeta. Stai andando verso Europa, una delle lune di Giove. Sei stato su questo pianeta l'anno scorso in vacanza e ti è piaciuto molto. Mille anni fa, gli scienziati pensavano che ci fosse acqua sotto la crosta ghiacciata. E avevano ragione. La crosta si è sciolta, formando un enorme oceano due volte più grande di quelli presenti sulla Terra. E il pianeta stesso ha subito vari cambiamenti nell'ultimo millennio. Tutte le crepe che aveva sulla sua superficie liscia hanno formato tanti piccoli continenti, e tutti prendono il nome di paesi europei, ma oggi hai tempo per visitarne solo uno, l'Italia. Il continente è circondato da acque azzurre, e ci sono infiniti alberi di limoni. La gente qui fa la pizza, i pomodori qui prosperano, anche se sono grandi come dei cocomeri. Un solo pomodoro è sufficiente per due pizze. Sfogli la brochure di Europa per avere maggiori informazioni sugli altri continenti. In Norvegia ci sono montagne che assomigliano molto ai fiordi norvegesi. In Francia ci sono infiniti campi di lavanda. E nel continente greco ci sono grandi fattorie con molti ulivi.
chiudi la brochure e ti rendi conto che qui gli immobili costano quasi quanto sulla terra. Non c'è da stupirsi, tutti quanti vogliono vivere qui. Il tempo è scaduto, devi andare su un altro pianeta. L'autobus sta per atterrare e senti un annuncio. Benvenuti su Saturno, indossate le maschere da sub e tuffatevi nei nostri nuovi condomini. Gli scienziati hanno trascorso oltre 250 anni a cercare di solidificare Saturno, ma è stato del tutto vano. Alla fine, negli anni 80 di questo secolo, hanno deciso di provare a colonizzare il pianeta. Tu eri ancora un bambino? La gravità su Saturno è più forte rispetto alla Terra, il che ha permesso agli scienziati di costruire grandi complessi protetti sotto le cupole. Nelle profondità degli oceani gassosi di Saturno c'è una grande varietà di fauna. Meduse, polpi e persino squali. Sono diversi però, visto che hanno dovuto adattarsi al nuovo pianeta. Le pinne sembrano molto più grandi e servono per aiutarli a gestire i forti venti di oltre 1770 km orari. Ma la parte più incredibile è la flora. Le alghe su Saturno sono disponibili in almeno 3000 colori diversi, almeno così dice la brochure, e con un telecomando puoi anche regolarne l'intensità e l'ombra. 2 ore dopo sei di nuovo nella tua capsula. Continui a rigirarti nel letto. È la tua ultima notte qui. Domani è il grande giorno, ma sei frustrato. Hai sognato quel bel monolocale su Marte? Hai mangiato i pancake marziani conditi con lo sciroppo d'acero del cactus? Poi suona la sveglia. Congratulazioni! Ora sei il proprietario di un appartamento sulla Terra. Nel 2999 pochissime persone ci riescono, signor Sanders. Hai in mano un mazzo di chiavi. Poi ti arriva una notifica. Affitta il tuo appartamento sulla Terra e trasferisciti su Marte. Non dovrai più lavorare. Non puoi fare altro che ridere di gioia. Voli abbastanza lontano dalla Terra sulla tua moderna astronave. E poi, bam! Viaggi più veloce della velocità della luce nello spazio interstellare. Che figo! La luce di migliaia di stelle ti scorre davanti. Dopo pochi minuti sei dall'altra parte della Via Lattea. Questi tipi di viaggi esistono ormai da tempo e tu fai parte degli umani che hanno conquistato l'intera galassia. Ma ci sono voluti quasi 90 milioni di anni. Dunque, come ci siamo riusciti? È come un gioco per PC. All'inizio c'era una flotta di 3 navi che potevano viaggiare a 499 km al secondo. Ognuna aveva 10 moduli di colonizzazione. La nave sganciava un modulo e lo lasciava cadere sul pianeta desiderato. C'erano anche 2 navi veloci che viaggiavano al doppio della velocità, ma che potevano colonizzare un solo pianeta. Ogni pianeta colonizzato poteva inviare una nuova nave a esplorare. L'umanità è stata in grado di diffondersi nella galassia nell'arco di 90 milioni di anni. La maggior parte di questo tempo è stato speso volando da una stella all'altra. Quindi il problema principale della colonizzazione è la velocità. Anno 2021. Le nostre astronavi possono volare a circa 39.984 km orari. È abbastanza veloce per andare da New York a Los Angeles in meno di 4 minuti. Ma viaggiare verso i pianeti più vicini, come Marte, richiede circa 7 mesi. La stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, dista 4,2 anni luce. Ciò significa che la luce, la cosa più veloce dell'universo, impiega 4,2 anni per arrivare dal Sole. Le astronavi odierne impiegherebbero 73.000 anni per arrivarci. È più lungo del tempo in cui noi esistiamo come civiltà avanzata. E la nostra galassia, la Via Lattea, è larga 105.000 anni luce. Quindi, anche se viaggiassimo alla velocità della luce, impiegheremmo comunque un'eternità. Ma l'umanità è riuscita a escogitare altri modi di viaggiare. Andiamo nel futuro e immaginiamo di aver risolto questo problema. Abbiamo iniziato ad accelerare con sonde microscopiche azionate da un raggio laser direzionale proveniente dalla Terra. Ciò ha permesso di raggiungere velocità del 25% più veloci della luce, ma ancora troppo lento. Il problema è che nulla che abbia massa può viaggiare alla velocità della luce. Così siamo passati a studiare l'Alcubierre Drive. Questo metodo non comporta lo spostamento da un punto A ad un punto B, ma si comprime lo spazio tra i due punti. Ecco un pezzo di carta a scacchiera. Immagina di dover attraversare 3 quadrati per arrivare a destinazione. Invece di muoverti in linea retta il più velocemente possibile, basta comprimere i quadrati in modo che l'astronave si trovi nel punto B. Ora rilasciamo la carta. Lo spazio è tutto alla normalità e noi siamo arrivati a destinazione, stando praticamente fermi. Ecco come funziona l'unità Alcubierre.
comprime lo spazio davanti all'astronave e lo espande dietro di sé. Quindi, in teoria, un'astronave con un motore Alcubierre può muoversi a qualsiasi velocità, anche più veloce della velocità della luce. Ma la quantità di energia necessaria è enorme e potrebbe essere paragonata all'energia del pianeta Giove. Così, mentre alcuni scienziati stavano lavorando per migliorare l'unità Alcubierre, altri stavano guardando all'interno dell'oggetto più misterioso dell'universo, il buco nero. Un buco nero è qualcosa di così pesante che attira anche la luce e non la lascia andare. Immagina un trampolino circolare, questo è il nostro spazio-tempo. Mettiamo un pallone da basket al centro, il trampolino si abbassa. Ora tutti gli oggetti che mettiamo nel trampolino rotoleranno verso il pallone. È così che funziona la gravità. Ma se fai rotolare una pallina da golf oltre il pallone, puoi uscire dall'imbuto. Ora mettiamo una palla da bowling al centro del trampolino. Il trampolino si abbassa e la pallina da golf cadrà inevitabilmente nell'imbuto insieme alla palla da bowling. È così che funziona un buco nero. E alcuni scienziati credono che potrebbe esserci un wormhole nel cuore di un buco nero. È una scorciatoia nell'universo tra un punto A e un punto B. Torniamo al nostro pezzo di carta. Invece di andare avanti, pieghiamola in modo che il punto A sia proprio sopra il punto B. Ora facciamo un buco nella carta e ci spostiamo al punto B. L'apriamo di nuovo e voilà, sei arrivato a destinazione. E c'è una teoria secondo cui se un'astronave entra nel campo gravitazionale di un buco nero e riesce a resistere alle sue forze, può uscire in qualsiasi altro punto dell'universo a cui porta quel wormhole. Potrebbe anche essere un'altra galassia o addirittura un universo parallelo. Bene, la nostra ricerca ha avuto successo e ora, guardando la mappa della Via Lattea, possiamo andare ovunque. Non resta che scegliere il posto che vogliamo colonizzare. Ci sono circa 1 miliardo di stelle e intorno a ciascuna di esse ci sono pianeti che potrebbero ospitare la vita, quindi dobbiamo restringere la lista. Innanzitutto, cerchiamo delle stelle relativamente giovani, quasi come il nostro Sole. Qui, teoricamente, una colonia umana potrebbe potenzialmente prosperare. Anche perché quando una stella invecchia, inizia ad espandersi e diventa rossa. E nelle ultime fasi della sua vita, può assorbire tutti i pianeti che la circondano e poi esplodere con una tale forza che la luce dell'esplosione può essere vista a decine di anni luce di distanza. In secondo luogo, il candidato per una colonia deve trovarsi nella zona abitabile della stella. È un punto preciso che non deve essere né troppo lontano né troppo vicino alla stella e non deve fare troppo freddo o troppo caldo. In altre parole, l'acqua sul pianeta deve esistere in forma liquida. Inoltre, il pianeta deve avere una superficie solida in modo che possiamo viverci. Un altro fattore importante è la dimensione. Se è troppo grande, la forza gravitazionale sarà troppo forte. E per noi sarà difficile saltare, camminare e sollevare pesi, perché siamo abituati alla gravità terrestre. Ma se il pianeta è troppo piccolo, ci sentiremo dei veri superuomini. Saremmo in grado di saltare in alto e sollevare pesi pesanti. Ma poi i nostri muscoli perderebbero tono e la nostra salute si deteriorerebbe. Quindi stiamo cercando un pianeta delle dimensioni della Terra. Ci sono circa 100.000 sistemi stellari che si adattano a questi parametri. Quindi iniziamo a esplorare e a colonizzare. Ed ecco il primo obiettivo. Abbiamo chiamato questo pianeta Nuova Casa. Originale. Partiamo alla velocità della luce e bam! Ci siamo! Anche se questo pianeta soddisfa tutti i criteri, è ancora difficile chiamarlo casa. Ci sono paesaggi desertici e molti crateri e canyon. Dovremmo lavorare sodo per farlo sembrare come la Terra. La fase di terraformazione del pianeta sta per iniziare. Ciò significa che cambieremo il clima e l'atmosfera. Abbiamo bisogno di circa il 78% di azoto e il 21% di ossigeno. Così possiamo respirare senza tute. Quindi metteremo delle piante per creare ossigeno e altre per produrre acqua. Costruiremo delle centrali elettriche e un impianto per produrre carburante per la navicella spaziale. Ultimo, ma non meno importante, l'estrazione del cibo. Una volta che tutto sarà pronto, la colonia sarà autosufficiente. E dopo diversi secoli, il pianeta sarà abbastanza sviluppato da inviare una spedizione di coloni su altri pianeti. Quindi, per molti milioni di anni, l'umanità si è espansa nella Via Lattea. Da un pianeta all'altro abbiamo colonizzato l'intera galassia. L'umanità ora non è solo multiplanetaria, ma anche interstellare. Il prossimo obiettivo è diventare una specie intergalattica. Ecco la Via Lattea. Rimpiccioliamo. Questo è un gruppo di galassie. Ognuno contiene milioni di stelle, candidate a essere colonizzate. Dobbiamo viaggiare 5 milioni di anni luce per arrivarci. Rimpiccioliamo di nuovo. Super ammasso della Vergine. Qui ci sono circa 100 ammassi di galassie simili al nostro.
rimpiccioliamo di nuovo, 1 miliardo di anni luce da casa nostra. Supera massi vicini. Ora ogni galassia sembra un puntino e ce ne sono migliaia e milioni. Rimpiccioliamo ancora, 14 miliardi di anni luce dalla Terra. Questo è l'universo osservabile. Ci sono circa 2 trilioni di galassie. Anche a 1000 volte più veloce della velocità della luce, ci vorrebbero miliardi di anni per colonizzare anche l'1% delle stelle. Ma non è ancora finita. C'è un punto freddo nell'universo osservabile. Alcuni scienziati pensano che sia una cicatrice di una collisione del nostro universo con uno vicino. Dicono che gli universi potrebbero essere come delle bolle, ciascuno con trilioni di galassie. Una volta una bolla si è schiantata contro la nostra e la sua forza gravitazionale ha strappato ammassi di galassie dal nostro universo. Se questo fosse vero, allora esistono anche degli universi paralleli e abbiamo infinite possibilità di scoprire nuovi mondi per l'umanità e creare dei contatti con delle civiltà extraterrestri. Sembra interessante. Potrebbe sembrare una scena di un film di fantascienza o un dipinto, ma in realtà sono dei filmati di Marte. Il pianeta è noto per essere di un color ruggine brillante. Strati di roccia e polvere, costituiti da minerali ricchi di ferro, ricoprono la superficie. Infatti, per lo più, la polvere su Marte è ossido di ferro, galleggia nell'atmosfera e crea quella foschia ramata intorno al pianeta. Ma su Marte ci sono altre cose sorprendenti, come queste macchie blu sulla superficie. Sembra un mare di dune scolpite dal vento, vaste circa 30 chilometri. Gli astronauti hanno trovato queste dune sulla calotta polare settentrionale. È una regione che copre un'area grande quanto il Texas. Queste dune blu, scolpite dai venti, formano delle lunghe linee intrecciate. I venti qui sono implacabili e forti e trasformano la superficie sterile del pianeta in paesaggi di grande bellezza. Questi venti vengono influenzati da fattori diversi, come ad esempio le fluttuazioni di temperatura e il modo in cui circola l'atmosfera. Su Marte l'atmosfera è molto sottile, questo è il motivo per cui probabilmente l'acqua liquida non può esistere per molto tempo. Ecco perché, anche se Marte è la metà del nostro pianeta, ha la stessa quantità di terraferma, e la sua atmosfera sottile è la ragione per cui il vento è eccezionalmente forte e veloce, spostando la sabbia e formando queste dune. Su Marte, di solito, i venti si muovono a 16-32 km all'ora. Ad ogni modo, anche se a noi quelle dune sembrano blu, non lo sono. Le macchie bluastre rappresentano le parti più fredde, mentre le regioni più calde sono giallastre e arancio. Le immagini facevano parte di una serie di foto rilasciate per celebrare il 20° anniversario di Odyssey, una sonda in orbita attorno a Marte. Su tutta la superficie di Marte ci sono numerose dune. Alcune si sono formate 1 miliardo di anni fa, come quelle nella regione Valles Marineris, e non sono mai mutate, perché sia la pressione atmosferica che gli schemi del vento sono sempre rimasti gli stessi. Ma alcune cose cambiano. Ad esempio, alcune dune si ricoprono di brina, formando una serie di disegni scuri. E questo avviene a causa del gelo che va e viene a seconda della stagione. Marte ha 4 stagioni, come la Terra, ma sono lunghe il doppio, perché Marte ha bisogno di circa 2 anni terrestri per orbitare attorno al Sole. Le stagioni sono più rigide nel sud del pianeta. Durante l'inverno australe, il pianeta è più lontano dal Sole. Marte si muove abbastanza lentamente e la sua orbita è ellittica, diversa rispetto a quella terrestre, che è quasi circolare. La primavera su Marte è una stagione con molte tempeste di sabbia che iniziano in una parte del pianeta, diventando poi enormi, tanto da ricoprire l'intero pianeta. Ogni pianeta del nostro sistema solare ha qualcosa di speciale. Giove, ad esempio, non è solo il pianeta più grande, più del doppio di tutti i pianeti messi insieme, ma anche l'oceano più grande nel sistema solare. Giove è composto da elementi simili al Sole, cioè principalmente elio e idrogeno. Nelle parti più profonde della sua atmosfera, la temperatura e la pressione aumentano. Ecco perché il gas idrogeno viene compresso e si trasforma in liquido. Ed è così che si è creato questo oceano, fatto appunto di idrogeno, non di acqua. C'è una teoria secondo cui, da qualche parte a metà strada dal centro di Giove, la pressione aumenta così tanto che gli elettroni vengono espulsi dagli atomi di idrogeno. Ciò consente al liquido di condurre l'elettricità con la stessa efficacia della maggior parte dei metalli. Giove ruota velocemente, il che crea delle correnti elettriche e un campo magnetico molto forte. Ma come gigante gassoso, il pianeta non ha una superficie solida. I vortici e le strisce sul pianeta sono fatte di nuvole fredde e vento di acqua e ammoniaca.
Giove ha anche l'iconica grande macchia rossa, una tempesta gigante di nuvole colorate che girano in senso antiorario. Lì i venti sono molto più veloci di qualsiasi uragano sul nostro pianeta. La grande macchia rossa è leggermente cambiata nel tempo ed è attualmente più grande del nostro pianeta. Precisamente è 1,3 volte più larga della Terra. Gli scienziati hanno scoperto che le sue radici si estendono per più di 320 km nell'atmosfera di Giove. Un normale ciclone tropicale che vediamo sul nostro pianeta può estendersi per soli 15 km dall'alto verso il basso. In questi giorni la macchia rossa sta diventando più piccola, ma anche più alta. Giove ha anche molte lune e un paio di anelli, ma a differenza di quelli di Saturno sono deboli e fatti principalmente di polvere, non di ghiaccio. Inoltre, sotto la superficie della più grande luna di Giove, Ganimede, c'è un oceano salato. È nascosto sotto una spessa crosta ghiacciata. È probabile che contenga più acqua di tutta quella sulla superficie terrestre. Si pensa che questo oceano sia profondo circa 100 km, 10 volte in più del punto più profondo sul nostro pianeta. Giove e Saturno contengono 10 milioni di tonnellate di pietre preziose. La pressione all'interno delle loro atmosfere può effettivamente trasformare il carbonio in piccoli diamanti. Se sottoponessi questi diamanti a temperature e pressioni estreme, potrebbero sciogliersi, risultando probabilmente in una pioggia di diamanti. All'inizio il nostro sistema solare era una nuvola vorticosa di gas e polvere. Poi si sviluppò in un disco rotante con una stella al centro. Quasi tutti i pianeti del nostro sistema si muovono in senso antiorario attorno al Sole. Venere è l'unico a ruotare in senso orario e Urano ruota su un fianco. Probabilmente si muovono in maniera diversa perché molto tempo fa si sono scontrati con degli asteroidi che li hanno buttati fuori rotta. C'è una possibilità che Venere possa essere stato un pianeta abitabile. Non è sicuramente un posto in cui vorremmo vivere, con quelle nuvole di acido solforico e la fortissima pressione atmosferica. È 90 volte più forte di quella terrestre. Poi, se ci aggiungiamo le alte temperature, le condizioni su Venere sono molto sfavorevoli per noi umani. Con 462 gradi Celsius, Venere è più caldo di Mercurio, anche se più lontano dal Sole. Questo accade perché c'è troppa anidride carbonica intrappolata nella sua atmosfera che a sua volta trattiene il calore, il che fa aumentare le temperature. Ma delle simulazioni hanno mostrato che circa 700 milioni di anni fa Venere potrebbe essere stato un bel posto con temperature moderate e acqua liquida. Le condizioni erano abbastanza simili a quelle che abbiamo ora sulla Terra. Urano non è un gigante gassoso, ma è fatto di ghiaccio. Nella sua atmosfera c'è il metano, che fa sembrare il pianeta blu. Ha 27 lune, due serie di anelli e molto ghiaccio nell'atmosfera. Un giorno su Urano dura poco più di 17 ore. Ecco quanto tempo impiega il pianeta per completare una singola rotazione sul proprio asse. Ma la sua inclinazione è così pronunciata che la maggior parte delle volte uno dei due poli è puntato verso il Sole. Ecco perché la durata del giorno al polo nord è di quasi 6 mesi. E un anno su Urano è lungo 84 anni terrestri. Se vivessi su Urano e vicino al suo polo nord, vedresti il Sole per ben 42 anni. Sarebbe la sua estate. Dopo questo periodo il Sole tramonterebbe e dovresti vivere per altri 42 anni nell'oscurità. Sarebbe l'inverno del pianeta. Nettuno è il pianeta gassoso più distante e piccolo. La gravità qui è simile a quella sulla Terra, ma non saresti in grado di stare sulla sua superficie. È gassosa, non solida. Tritone, la più grande tra le lune del pianeta, orbita attorno a Nettuno in modo insolito. Si muove all'indietro rispetto alle altre lune. Anche Titano sta lentamente avanzando a spirale verso Nettuno. Un giorno, tra miliardi di anni, è probabile che venga fatto a pezzi, a causa delle forze gravitazionali, e diventi solo un anello. Questo anello continuerà ad essere tirato verso l'interno fino a quando non si schianterà sul pianeta. Plutone è un pianeta nano e un anno qui dura 248 anni terrestri. Anche se non è più considerato neanche un pianeta, Plutone ha molte cose interessanti da offrire, tipo le montagne fluttuanti. I ghiacciai di azoto su Plutone contano diversi picchi, ciascuno largo diversi chilometri. Si pensa che siano frammenti di ghiaccio d'acqua proveniente dagli altopiani circostanti. Il ghiaccio di azoto è più denso dell'acqua ghiacciata, quindi gli scienziati pensano che queste colline di ghiaccio d'acqua galleggino in un mare di azoto ghiacciato, un po' come gli iceberg nell'oceano artico sulla Terra. Spero che tu ti senta riposato perché ho un compito difficile per te. Non preoccuparti, sarà divertente. Visiterai diversi pianeti del nostro sistema solare e proverai a correre su ciascuno di essi. Scopriamo dove potrai correre più velocemente e dove riuscirai a malapena a camminare.
l'uomo più veloce della Terra, Usain Bolt, può correre a una velocità media di circa 38 km orari e la massima velocità che ha mai raggiunto è stata di 43 km orari. Purtroppo noi non siamo Usain Bolt. In media una persona può correre a una velocità compresa tra i 10 e i 13 km orari. Ma esiste un pianeta su cui potresti battere il record del famoso velocista giamaicano? Prima di tutto, cosa influenza la tua velocità quando corri su un pianeta? La gravità. La sua forza determina il tuo peso. E nella maggior parte dei casi, più pesante sarai, più lentamente correrai. Inoltre, su tutti gli altri pianeti del nostro sistema solare dovrai indossare un'ingombrante tuta spaziale. Senza, le possibilità di sopravvivenza sono pari a zero. E non dimenticare le condizioni meteorologiche estreme sulla maggior parte dei pianeti. Ci saranno il gelo, il caldo rovente o sarà molto, e dico molto, ventilato. Ad ogni modo, il tuo viaggio sta per iniziare. Il primo pianeta sul tuo itinerario è Mercurio. Mentre dai una sbirciatina dal finestrino della tua navicella, noti che il pianeta sembra stranamente simile alla Luna. Ma solo pochi istanti dopo ti rendi conto che era un'illusione. Su tutta la superficie vedi crateri lasciati dalle rocce spaziali. Questo, oltre alla tua ingombrante tuta spaziale, potrebbe rendere il tuo compito di correre su questo pianeta molto più difficile. Ma non sopravviveresti su Mercurio senza la tua tuta protettiva. Le temperature sul pianeta sono estreme, 427 gradi centigradi di giorno e meno 179 gradi centigradi di notte. Hey! C'è una cosa però che può tornarti utile su questo pianeta ostile. Diciamo che pesi 70 kg sulla Terra. Beh, su Mercurio peseresti circa 26 kg. Il che significa che, nonostante la tua ingombrante tuta, potresti muoverti molto più velocemente di quanto tu faccia sulla Terra. Forse potresti persino raggiungere i 21 km orari. Il prossimo pianeta sul tuo itinerario è Venere, chiamato anche la stella del mattino. Mentre ti avvicini, vedi un mondo molto diverso dal pianeta bluastro che potresti aver visto nei libri. Prima di atterrare, devi attraversare la sua super densa atmosfera, composta da anidride carbonica. E mentre la navicella scende, attraversi dense nubi di acido solforico. Venere è spesso detto gemello della Terra perché entrambi i pianeti hanno dimensioni e densità simili. Non c'è da stupirsi che su Venere peseresti quasi quanto sulla Terra, 63 kg. Quindi peseresti un po' meno, ma c'è sempre la tuta spaziale. Eppure, a causa delle condizioni quasi identiche sui due pianeti, saresti in grado di correre un po' più veloce che sulla Terra, a circa 14 km orari. La tua prima impressione di Marte è che è gelido. La temperatura media qui è di circa meno 62 gradi centigradi. Anche da lontano il pianeta appare rossastro e, una volta atterrato sulla sua superficie, capisci perché. Il terreno è coperto di polvere color ruggine e la stessa polvere sottile fluttua nell'aria intorno a te. Ovunque guardi, vedi sfumature color oro, marrone, marrone chiaro e verdastro. Dipende dai minerali che compongono il suolo. Lo spessore dello strato di polvere varia da area ad area, ma sulla maggior parte della superficie raggiunge circa i 2 metri. Correre qui potrebbe essere impegnativo. Su Marte il tuo peso sarebbe molto minore rispetto a quello sulla Terra, solo 26 kg. Pesando meno, raggiungeresti la velocità impressionante di 19 km orari. Ti senti veloce, eh? Ma cosa vedo all'orizzonte? Sembra un tornado. È una tempesta di polvere. Corri! Le tempeste di polvere possono coprire l'intero pianeta e quelle più grandi si possono persino vedere dalla Terra. E ora abbiamo un altro problema da affrontare. Vedi, Giove, così come Saturno, è un gigante gassoso. Ciò significa che il pianeta più grande del Sistema Solare, e Giove è così grande che potrebbe inghiottire ben 1300 Terre, non ha alcuna superficie solida. Dovrai usare la tua immaginazione per capire a che velocità potresti correre su Giove. Questo pianeta ha un'atmosfera composta da idrogeno ed elio. Durante la discesa attraversi spesse nuvole marroni, gialle, rosse e bianche. Queste nuvole rendono il pianeta colorato e gli donano le sue belle strisce.
Su Giove peseresti 177 kg. Con indosso la tua goffa tuta spaziale faresti fatica persino a camminare, sempre se potessi calpestare la superficie del pianeta, ovviamente. Se provassi a correre, potresti forse arrivare a una velocità tra 1,6 e 3 km orari. A peggiorare le cose, su Giove c'è molto vento, con raffiche che raggiungono dai 322 ai 644 km orari. Vedi quegli anelli? Quello è Saturno, un altro gigante gassoso senza superficie solida. È composto principalmente da idrogeno ed elio, e la sua temperatura e densità cambiano man mano che ci si avvicina al nucleo. Se decidessi di lasciare la tua navicella e di camminare sulla superficie di Saturno, cadresti dentro il pianeta. Ma dall'alto sembra che Saturno abbia una superficie. La sfera marrone-giallastra apparentemente solida è circondata da diversi strati di nuvole. Lo strato esterno è costituito da nubi di ammoniaca. Sotto ci sono nubi di idrosolfuro di ammonio e lo strato più interno è costituito da nuvole d'acqua. Anche se Saturno è un gigante gassoso, il tuo peso non cambierebbe di molto, circa 75 kg. Questo perché la sua gravità è simile a quella terrestre. Ma a causa delle condizioni lì e della tua tuta spaziale, correresti più lentamente, a una velocità di circa 6 km orari. Prima di andare via, ammiri la caratteristica più famosa di Saturno, gli anelli grigi, beige e marrone chiaro. Questi piccoli gruppi di anelli sono composti di pezzi di roccia e ghiaccio. Vedi anche molte delle 53 lune di Saturno. Oh, quella è Titano, una luna ghiacciata più grande della nostra luna e persino di Mercurio. È la seconda luna più grande del Sistema Solare. Il prossimo pianeta sul tuo itinerario è una palla di ghiaccio e gas blu-verde. Sto parlando di Urano, il gigante di ghiaccio. Ha questa bella tonalità perché la luce del Sole è riflessa dalla superficie del pianeta. Urano non è un pianeta solido. Frena! Se la tua navicella spaziale non riuscisse a fermarsi in tempo, voleresti attraverso l'alta atmosfera e affonderesti nel centro liquido e gelido del pianeta. Dubito che saresti in grado di condurre il tuo esperimento lì. Quindi immaginiamo come sarebbe. Su Urano il tuo peso sarebbe di circa 62 kg e contro ogni previsione potresti effettivamente raggiungere una buona velocità, circa 13 km orari. Sempre se non venissi risucchiato da un uragano, ovviamente. In estate, quando su Urano fa più caldo, si verificano tempeste estreme e gli uragani possono estendersi per più di 9.650 km. Il pianeta più lontano dal Sole, Nettuno, è 4 volte più grande della Terra, ma 17 volte più pesante. La superficie blu che vedi quando ti avvicini è in realtà uno strato di gas vorticoso e nuvole permanenti. Il mantello del pianeta, composto da acqua, ammoniaca e ghiaccio di metano, è anche la sua superficie. Quindi, no, non c'è alcun terreno solido su cui camminare. Ancora una volta proveremo a usare l'immaginazione. Su Nettuno peseresti un po' più di quanto non pesi sulla Terra, 79 kg. Ma la tua velocità sarebbe un po' inferiore rispetto a quella sulla Terra, circa 8 km orari. Per oggi abbiamo finito. Su quale pianeta ti è piaciuto correre di più? Guarda quel tipo muscoloso laggiù con la pelle arancione. Si è rilassato su Marte per un bel po'. Ecco perché sembra che abbia usato l'auto abbronzante della tonalità sbagliata. Tutti i carotenoidi contenuti in carote, patate dolci, peperoni, pomodori e zucche lo proteggono dai raggi UV. Più ne mangia, più diventa arancione. E per quanto riguarda la sua robustezza, è tutta colpa della gravità marziana. La gravità lì fa percepire il peso in modo diverso. Ad esempio, se una persona pesa 68 kg sulla Terra, su Marte non peserà più di 25 kg. Quindi mangiare tanto può aiutare a ridurre il divario tra gravità e peso. Mercurio è tutta un'altra cosa. Di giorno è più caldo dell'asfalto, ma di notte è più freddo del castello di Elsa. Bisogna essere fatti di metallo con un alto punto di fusione per poter sopravvivere lì. Noi umani saremmo fritti, letteralmente. Anche se Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, Venere è il più caldo. Vuoi sapere com'è la vita su Venere? Beh, prima di tutto sarebbe come vivere sul gemello cattivo del Sole. La temperatura lì si aggira in media intorno ai 466 gradi centigradi. Sopravvivere al calore estremo di Venere è una sfida per la maggior parte delle specie terrestri. Solo pochi eletti sono in grado di sopportare temperature bollenti, mentre altri si precipitano da Starbucks per prendere un caffè latte freddo al comparire dei primi raggi di sole primaverili.
nessun umano può evolversi abbastanza da sopravvivere su Venere. Le uniche creature che potrebbero prosperare lì sono probabilmente i tardigradi e quegli strani individui che mettono la salsa piccante su tutto. Cosa sono i tardigradi? Minuscole e adorabili creature simili a bruchi, che possiedono una notevole resistenza. Possono sopportare acque bollenti, profondità marine e il vuoto gelido e buio dello spazio. Di recente sono stati inclusi in uno studio scientifico a bordo di una navicella spaziale, che purtroppo si è schiantata sulla Luna. Gli scienziati ipotizzano che i tardigradi possano essere sopravvissuti all'impatto. Ti piacerebbe trasformarti in tardigrado e vivere su Venere? Ma passiamo ai giganti gassosi. Guarda questo tizio di Saturno. Ha le pinne e non le braccia, e dei piccoli fori senza padiglioni auricolari esterni al posto delle orecchie. La maggior parte di questo gigante gassoso è più fredda del cuore di un ex, con una temperatura di circa meno 140 gradi centigradi. Non ci si può camminare, ma ci si può trasformare in una palla di neve o in un cristallo di ghiaccio. La situazione su Giove è simile, quindi probabilmente trasformarsi in una foca per rilassarsi lì non è una cattiva idea. Per non parlare di Nettuno e Urano, sono giganti di ghiaccio. ...50 centimetri con la gravità terrestre. Verifica completata. Ora il simulatore ricreerà Mercurio. È caldissimo qui. Sì, è come stare vicino a un vulcano. Sei arrivato a 1,20 metri col salto. E ora andiamo su Venere. Ehi, che paura questo posto. Su Venere, il pianeta vero, è tutto tossico. Sì, qui la gravità è quasi come quella della Terra. Andiamo sulla Luna. Sulla Luna la gravità è 10 volte meno intensa che sulla Terra. 2,7 metri. E ora si va su Marte. Non si sta per niente male qui, eh? Qui la gravità è la stessa che abbiamo su Mercurio. 1,20 metri. E ora preparati perché è tosta. La superficie di Giove non è solida. Sebbene Giove sia molto più grande degli altri pianeti, ha una gravità superficiale di sole 2,4 volte quella terrestre. Qui è difficilissimo persino fare in piedi. Solo 15 centimetri. Perfetto. E ora si va su Saturno. Nemmeno qui ci sono superfici solide, ma la gravità su Saturno è praticamente come quella della Terra. E ora Urano. Che freddo che fa! E qui è 5 volte più caldo rispetto alle temperature sul vero Urano. Davvero? Oddio, ho le gambe tutte intorpidite. 50 centimetri. Qui la gravità è leggermente più debole di quella della Terra. Ed eccoci su Nettuno. Qui il salto raggiunge solo i 40 centimetri. Significa che la gravità è leggermente più forte di quella della Terra. Voglio andarmene! Parlare. No, 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 no! Ah!
neanche a scappare. Ah! Wow! Ok, ho capito. Che diamine, non serve agitare il pugno. Che selvaggi. Non si può nemmeno mangiare in pace. La Luna è il corpo celeste più vicino alla Terra ed è anche il suo unico satellite naturale. Probabilmente si formò grazie all'impatto tra un enorme corpo celeste vagante e il nostro pianeta, miliardi di anni fa. Questa colossale collisione colpì la Terra mentre era ancora in formazione e le fece espellere enormi quantità di materia nella sua orbita. Fu così che si formò la Luna. Il nostro satellite viaggia insieme a noi nello spazio e influenza le maree su tutto il pianeta. Grande circa un quarto della Terra, la Luna è il quinto satellite naturale più grande del Sistema Solare. La Luna attraversa varie fasi: Luna nuova, piena, crescente, primo e ultimo quarto. In tutte queste fasi se ne sta sempre in cielo, a volte visibile anche di giorno. Ma ora immagina di svegliarti a notte fonda e accorgerti che la Luna ha un aspetto diverso dal solito. Sembra più luminosa e più... grande? Non così tanto da saltare subito all'occhio, specie quando ti sei appena svegliato. Ti rimetti a letto, ignaro di aver visto non la Luna, bensì Mercurio. Da molti punti di vista, questo pianeta, il più prossimo al Sole, somiglia alla nostra Luna. Ha la superficie costellata di crateri da impatto ed è più o meno dei due quinti più piccolo della Terra, quindi solo un po' più grande della Luna. Ma se Mercurio sostituisse il nostro satellite, la differenza si noterebbe subito. Le notti sarebbero più luminose e le maree, sia alte che basse, sarebbero più intense. Il ciclo lunare, ovvero il periodo in cui la Luna, anzi, diciamo Mercurio, attraversa tutte le sue fasi, sarebbe di 14 giorni più breve. Nel complesso, però, se Mercurio rimpiazzasse la Luna, sul nostro pianeta le conseguenze non sarebbero drastiche. Ma se invece ci fosse Venere? Se al posto della nostra Luna ci fosse il pianeta più luminoso del cielo notturno? Venere è definito il pianeta gemello della Terra, perché ha masse e dimensioni quasi identiche. Venere ci apparirebbe grande quanto lo era la Terra, vista dalla superficie lunare dagli astronauti delle missioni Apollo, ma sarebbe anche di gran lunga più luminoso rispetto alla Luna. Venere, infatti, riflette 6 volte più luce solare. Inoltre, occuperebbe un'area circa 16 volte maggiore della Luna. Le notti sulla Terra diventerebbero quindi luminose come l'aurora. Osservando Venere, possiamo notare una specie di vortice tra le nuvole giallastre che ricoprono il pianeta. Ma non resterebbe a lungo il nostro satellite. Venere e la Terra orbiterebbero intorno allo stesso centro di massa, rendendo l'orbita decisamente eccentrica. Supponendo che Venere orbitasse alla stessa velocità mantenuta dalla Luna, alla fine si schianterebbe sulla Terra e fine dei giochi. Ups! Proviamo a mettere Marte al posto della nostra Luna. Lo noteremmo di sicuro, potremmo ammirare la sua inconfondibile superficie rosso scuro a occhio nudo, in ogni dettaglio. Ma anche senza vederlo, ci accorgeremmo della sua presenza così vicino a noi. Marte è grande circa a metà della Terra, ma molto più grande della Luna. Se fosse al posto del nostro satellite naturale, l'equilibrio del nostro pianeta risulterebbe sconvolto. Chi avesse la sfortuna di trovarsi vicino al mare in quel momento dovrebbe scappare a gambe levate. Le maree, influenzate da Marte, sarebbero incontenibili. Si leverebbero ondate catastrofiche lungo tutte le coste, come in uno tsunami globale. Marte, inoltre, riflette molta più luce solare della Luna. Le notti sarebbero illuminate quasi a giorno, con quel caratteristico colore rosso. Ma in compenso potremmo ammirare la montagna più alta di tutto il Sistema Solare, Olympus Mons, con un semplice telescopio. Marte non è grande abbastanza da deviare l'orbita terrestre, ma col tempo i due pianeti finirebbero con l'orbitare uno intorno all'altro, creando un sistema planetario binario. Ma perlomeno, avendolo così vicino, potremmo raggiungerlo facilmente. Ok, ora pensiamo in grande. Se ci fosse Giove al posto della Luna, la Terra non sarebbe nemmeno più un pianeta. Sarebbe uno dei numerosi satelliti che orbitano intorno al più grande pianeta del Sistema Solare. L'unico vantaggio della situazione sarebbe un cielo davvero spettacolare. Giove è enormemente più grande della Luna. L'orizzonte terrestre, quindi, sarebbe occupato dalla sua gigantesca sagoma e soprattutto dalle splendide striature di nubi gialle, brune e rosse che volteggiano nell'atmosfera di Giove. Peccato però che l'immensa attrazione gravitazionale di Giove finirebbe col creare terremoti, eruzioni e tsunami distruttivi sulla Terra.
Anzi, finirebbe con distruggere e disintegrare tutto il nostro pianeta. Il mantello e la crosta terrestre sarebbero sottoposti a un costante movimento di rimbalzo, in avanti e indietro. Il problema è che la Terra viaggia a una velocità di appena il 10% rispetto a quella necessaria per restare intera nell'orbita di Giove. Il gigante gassoso ci distruggerebbe in meno di un giorno. Passiamo oltre, ok? Mettiamo allora Saturno al posto della Luna. Pensa che spettacolo grandioso. Grande almeno 35 volte più della Luna, il secondo più grande pianeta del Sistema Solare, occuperebbe almeno 18 gradi del nostro cielo. Per non parlare dei suoi famosi anelli, che si estenderebbero su tutto l'orizzonte. La Terra si troverebbe appena al di là di Dione, uno dei molti satelliti di Saturno. Saturno ha una gravità molto più potente della nostra, e quindi la Terra diventerebbe, appunto, un altro dei suoi satelliti. Ma anche stavolta la velocità di rotazione terrestre non basterebbe a tenerci in orbita e ci schianteremmo su Saturno dopo un giorno o due. Prima di disintegrarci nell'atmosfera di Saturno, però, dovremmo attraversare i suoi magnifici anelli, ovvero frammenti di comete, asteroidi e detriti vari. Non sarebbe un'impresa facile, per non parlare di tutti i satelliti di Saturno che dovremmo evitare. Ce ne sono ben 53. Ma se riuscissimo a salvarci e la Terra diventasse il 54esimo satellite di Saturno? In quel caso, la gravità del gigantesco pianeta gassoso provocherebbe enormi movimenti tellurici su tutta la Terra, fino a distruggerne l'intera superficie. Insomma, non c'è proprio verso di scamparla. Sia Urano che Nettuno sono giganti ghiacciati. Due pianeti di dimensioni molto simili, più grandi della Terra, ma più piccoli di Giove e Saturno. Simili anche per struttura interna, densità dell'atmosfera e anche per il colore, uno splendido blu chiaro. Metterli al posto della Luna avrebbe conseguenze identiche, quindi facciamo testa o croce. Ok, mettiamo Nettuno al posto della nostra Luna. Il suo diametro è di 14 volte più grande della Luna e quindi nel cielo vedremo un brillante palloncino azzurro, sia di notte che di giorno. Nel nostro cielo ci apparirebbe 15 volte più grande del Sole. Se le cose si mettessero così, ogni eclissi solare sembrerebbe lunga un'eternità. Non appena il Sole sarà scomparso dietro la sagoma di Nettuno, il nostro pianeta piomberebbe nella più totale oscurità per non meno di un'ora e mezza. La massa di Nettuno è 17 volte superiore alla nostra e l'attrazione gravitazionale è molto potente. Perciò, di nuovo, sarebbe la Terra a diventare un satellite appena più lontano da Nettuno della sua luna più grande, Tritone, con la quale, tra l'altro, rischieremmo di scontrarci. Ma supponiamo di avere fortuna e di non incrociare il cammino con nessuno degli altri satelliti di Nettuno. Fortuna, per modo di dire, visto che avremmo altri problemi da affrontare. Le maree sul nostro pianeta sarebbero 1000 volte più potenti di quelle provocate dalla Luna. La gravità di Nettuno non distruggerebbe il nostro pianeta, ma lo riscalderebbe sensibilmente. L'attività sismica sulla Terra aumenterebbe, con numerosi terremoti ed eruzioni, per non parlare di come funzionerebbe male Internet. Prepara i vestiti, ti trasferisci su Mercurio. La tua missione è scoprire cosa devi indossare lì per sentirti a tuo agio. Allora, Mercurio è il pianeta più vicino al Sole nel nostro sistema solare. Fa piuttosto caldo lì, circa 427 gradi centigradi, il doppio di quanto può scaldare il tuo forno. Ti serve una tuta termoriflettente come questa. Sembra alluminio per cucinare. La superficie lucida, quasi a specchio, riflette i raggi di calore e impedisce che tu ti cuocia all'interno. Eccoti qui. Questa tuta è progettata per arrivare al cuore dei vulcani sulla Terra e può resistere fino a 800 gradi centigradi, il doppio rispetto all'equatore di Mercurio. Oh, e portati una bombola di ossigeno, altrimenti non potrai respirare. E devi legarti dei manubri pesanti alle gambe. Mercurio è più piccolo della Terra e la gravità è quasi 3 volte più debole. Quindi devi pesare 3 volte tanto per non volare via. Di notte fa molto freddo, perciò la tuta termica va imbottita con materiale isolante. Ma nemmeno questo ti salverà dal freddo, che è 3 volte più forte che al Polo Nord. Inoltre, l'atmosfera di Mercurio non ti protegge dalle radiazioni solari come quella terrestre, quindi metterai delle piastre di piombo spesse sotto alla tuta per proteggerti. La cosa migliore da fare, comunque, è proprio evitare di andare su questo pianeta.
Il prossimo è Venere. Sebbene sia chiamato il gemello della Terra, qui sembra che ci sia uno scenario spaventoso. Un deserto caldo con vulcani e nuvole così dense che si riesce a malapena a vedere il sole. Queste nuvole contribuiscono all'effetto serra, quindi Venere è il pianeta più caldo del Sistema Solare. La solita tuta termoriflettente questa volta non ti aiuterà. La pressione atmosferica qui è 92 volte superiore a quella della superficie terrestre. È come immergersi a 920 metri sott'acqua. L'aria su Venere ti schiaccerà. Per sopravvivere hai bisogno di una tuta ermetica in titanio o di un altro materiale robusto. Sulla Terra usiamo una muta da subatmosferica come questa per resistere all'intensa pressione sott'acqua. È come un mini sottomarino a forma di corpo umano ed è già dotata di una bombola di ossigeno. Sì, l'aria su Venere non è solo irrespirabile, è anche tossica. Il prossimo pianeta è la Terra. Per capire cosa indossare, devi guardare fuori dalla finestra. E ora andiamo verso il satellite della Terra, la Luna. Ci sono già state delle persone e indossavano tute spaziali piuttosto grandi. L'importante è portare una bombola di ossigeno in uno zaino insieme al sistema di supporto vitale. Anche se fa freddo, non c'è atmosfera, è quasi un vuoto e non ci sono particelle d'aria che sottraggono calore al corpo, quindi non ti congelerai all'istante. La tuta deve essere ermetica e mantenere la pressione atmosferica all'interno. Più bassa è la pressione, più bassa è la temperatura alla quale il fluido può traboccare. Nello spazio, i fluidi corporei possono evaporare in pochi secondi. Meglio evitare. Quindi indossa una tuta spaziale, che tra l'altro ti protegge anche dalle pericolose radiazioni solari. La Luna è indifesa contro di esse e la gravità qui è 6 volte più debole che sulla Terra. Quindi puoi saltare 6 volte più in alto e sollevare 6 volte più peso. Ha senso portare un po' di peso con te, così non ti senti goffo come i primi astronauti. Prossima tappa, Marte. In estate puoi passeggiare da queste parti in pantaloncini e magliette. La temperatura più alta registrata qui è di circa 35 gradi centigradi. Nei periodi più freddi dovresti indossare un maglione e una giacca calda, forse anche due. La temperatura media è un po' più fredda del punto più freddo della Terra, ma la pressione atmosferica è difficile da gestire. È 170 volte più bassa di quanto siamo abituati. Prendi l'altitudine alla quale volano gli aerei commerciali sulla Terra. Moltiplicala per 3 e avrai delle condizioni molto simili a quelle di Marte. Fa freddo e non c'è ossigeno per respirare. Senza una tuta spaziale dureresti al massimo 2 minuti. Quindi su Marte ti servirà sempre una tuta ermetica. Gli scienziati della NASA stanno preparando una nuova generazione di tute spaziali che consentiranno agli astronauti di arrampicarsi, strisciare e piegarsi senza difficoltà. Ti sentiresti un vero atleta sulla superficie di Marte. La gravità è 3 volte più debole che sulla Terra, quindi lì potresti facilmente sollevare un animale delle dimensioni di una tigre. Non dimenticare di fargli indossare una tuta, però. Ora voliamo attraverso la cintura di asteroidi e arriviamo a Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare. Giove è un gigante gassoso, il che significa che non c'è una superficie solida su cui poggiarsi. Anche se ipoteticamente potessi saltare su Giove, cadresti poi fino al centro del pianeta. Immagina di trovarti su una piattaforma appena sopra la superficie del pianeta. La prima cosa che senti è la forza di gravità. È 2 volte e mezza più forte qui. Senti che ti tira giù e riesci a malapena a rialzarti. Beh, direi che sarebbe un'ottima idea equipaggiare la tua tuta spaziale con un esoscheletro per sostenere il tuo corpo e aiutarti a muoverti. Inoltre, fa incredibilmente freddo. Sentirai il freddo a circa meno 145 gradi sulla superficie delle nuvole del gigante gassoso. E a condire il tutto, un vento costante che può raggiungere velocità fino a 1450 km/h, ovvero quasi il doppio della velocità degli aerei commerciali sulla Terra. Questo vento freddo allontana istantaneamente il calore dal tuo corpo, quindi devi dotarti di una tuta spaziale davvero spessa e calda, ma la pressione su queste nuvole è quasi come quella della Terra. Tecnicamente qui potresti anche toglierti il casco, se non fosse per la mancanza di ossigeno e il freddo intenso.
Forse Saturno promette condizioni migliori? Un altro gigante gassoso? La forza gravitazionale qui è quasi la stessa della Terra, quindi nulla limiterà i tuoi movimenti, tranne un'enorme tuta spaziale. Qui fa più freddo che su Giove, e la pressione è circa la stessa di quando sei a 5 metri sott'acqua sulla Terra. Quindi la tuta spaziale non solo ti consente di respirare e stare al caldo, ma mantiene intatti i tuoi timpani. Ehi, tieni duro! Sei stato quasi spazzato via da una raffica di vento di oltre 1770 km/h. Non è insolito su Saturno? Sulla Terra, un vento del genere potrebbe portarti da una costa all'altra degli Stati Uniti in sole 2 ore e mezza. L'unica opzione per riscaldarsi qui è saltare al centro del pianeta. Più ti avvicini al nucleo, più diventa caldo, ma la pressione aumenta a un ritmo tremendo. In pochi secondi anche la tuta in titanio più resistente verrebbe schiacciata. Passiamo su una superficie solida, Titano, una luna di Saturno. È una volta e mezza più grande della nostra e più pesante dell'80%. E la sua superficie è composta da ghiaccio, d'acqua e rocce. La pressione qui è un po' più alta che sulla Terra. Non sentiresti nessun disagio se non facesse estremamente freddo. Titano, infatti, è 9 volte e mezza più lontana dal Sole della Terra, quindi il Sole riesce a malapena a riscaldare questo satellite. L'aria qui è soprattutto azoto, come sulla Terra, ma non c'è ossigeno, perciò senza tuta spaziale sarebbe impossibile respirare. Sotto la superficie di Titano potrebbe esserci un enorme oceano. La gravità di Saturno riscalda il nucleo di questa luna quanto basta per far sciogliere il ghiaccio, il quale inoltre è molto salato, il che significa che può rimanere liquido anche a temperature molto basse. I prossimi due pianeti sono Urano e Nettuno. Urano detiene il record per il pianeta più freddo del nostro sistema solare, con una temperatura di circa meno 224 gradi Celsius. Bene, portati la tuta spaziale più calda che hai. Dicono che se salti al centro di Urano, la pressione diventa così forte da trasformare l'idrogeno in una crosta di ghiaccio. E se scendi ancora, puoi vederne il nucleo roccioso. Nettuno, a sua volta, detiene il record per i venti più forti del sistema solare. È un gigante di ghiaccio, proprio come Urano, quindi stesso dress code. Una tuta spaziale super calda, una bombola di ossigeno e un sistema di riscaldamento. Finora ancora non esiste una tuta spaziale per sopravvivere sui giganti gassosi. Comunque, se dovessi arrivare al centro di Nettuno, scopriresti quanto è caldo. La sua temperatura è quasi la stessa della superficie del Sole. Ehi, ascolta. Per caso vuoi perdere peso velocemente o mettere su un po' di volume in pochi secondi? Dimentica le diete e gli sport. Abbiamo un modo fuori dal mondo per farlo. Un viaggio nello spazio. Vieni con me nel cuore del nostro sistema solare, sul Sole. Tieniti forte e non dimenticare gli occhiali da sole. Sul Sole non troveremo una superficie solida, ma plasma liquido caldo. Indossa la tua tuta termoriflettente e rimani sulla piattaforma appena sopra la superficie bollente della stella. Sulla Terra pesi 61 kg, qui sul Sole il tuo peso è di circa 1633 kg, quasi come una piccola berlina o un ippopotamo. Ehi, non offenderti! Questa variazione ha a che fare con la gravità. Più grande e denso è un oggetto spaziale, più forte è la sua attrazione gravitazionale e più pesante è il tuo corpo. Il Sole rappresenta il 99% della massa dell'intero sistema solare. Ma sebbene la stella sia 333.000 volte più pesante della Terra, è anche più grande. Ecco perché la gravità è solo 27 volte più forte sulla sua superficie. Qui è impossibile stare in piedi. Si viene schiacciati dalla gravità. Se sulla Terra sei in grado di sollevare un oggetto pesante quanto te, qui puoi sollevare solo una piccola zucca. Felice Halloween! Andiamo avanti. Mercurio, il pianeta più vicino al Sole. È molto caldo, la sua temperatura è circa il doppio della temperatura massima del forno che hai in cucina. Salti giù sulla superficie rocciosa di Mercurio e sali sulla bilancia. Segna solo 23 kg. Il tuo peso invece è sempre 61 kg. Mercurio è quasi 17 volte più piccolo della Terra, ma il suo nucleo e la sua crosta sono molto densi. La gravità qui è solo 2 volte e mezzo più debole di quella sulla Terra. Ciò significa che puoi saltare 2 volte e mezzo più in alto, sentendoti più forte. Infatti sarai in grado di sollevare anche un gorilla. Ricordagli però di indossare una tuta spaziale con una scorta di ossigeno.
Quando su Mercurio cala la notte, il pianeta si raffredda incredibilmente. La sua temperatura diventa 3 volte più bassa della minima raggiunta al Polo Nord. Conviene andarsene prima di congelare. Il prossimo pianeta è Venere. Oh, c'è un odore sgradevole! È l'anidride solforosa, lo stesso odore che troveremmo sulla Terra nei pressi di un vulcano. Sali sulla bilancia e pesi 55 kg, quasi quanto sulla Terra. Non c'è da stupirsi che Venere e la Terra siano chiamate gemelle. Le dimensioni di questo pianeta sono molto simili a quelle terrestri. È solo il 20% più leggero. Anche la gravità è molto simile. Ma non potresti vivere qui, perché Venere è il pianeta più caldo del Sistema Solare. La pressione atmosferica sulla sua superficie è 92 volte superiore a quella sulla Terra. Potresti percepire la stessa pressione solo se ti immergessi a 914 metri sott'acqua, sul nostro pianeta. Senza un'attrezzatura speciale, a quelle profondità saresti schiacciato. La tua tuta spaziale è fatta di titanio per resistere a questo tipo di pressione, proprio come una tuta atmosferica per le immersioni in alto mare. Per questo motivo pesa circa 376 kg, quasi come una moto sulle spalle. Ed ecco perché ti senti più debole qui che sulla Terra. Ma passiamo al nostro pianeta natale, più precisamente al suo satellite, la Luna. Diversi astronauti sono già stati qui. Avrai visto i video e notato i loro movimenti goffi, anche qualche caduta. Questo perché la gravità sulla Luna è 6 volte più debole che sulla Terra. I tuoi 61 kg terrestri si trasformano in 10 kg lunari. Praticamente pesi come un carrello della spesa di plastica. Il lato positivo è che ora sei in grado di sollevare 6 volte quel peso. Puoi ribaltare una macchina o alzare un pony. Probabilmente puoi anche alzare il rover lunare che si trova ancora qui, lasciato dall'ultima missione. Un astronauta, Alan Shepard, ha portato la sua mazza da golf e ha colpito qualche pallina mentre era quassù. Una pallina pesa meno di 15 grammi sulla Luna. Forse possiamo usare tutta questa forza per ripulire il paesaggio dagli oggetti che gli astronauti hanno lasciato qui. Si tratta di circa 250 tonnellate, tra rover, sonde spaziali rotte, sezioni di moduli lunari e simili. No, la pulizia la facciamo dopo. Ora andiamo su Marte. Ehi, sei il primo umano sulla superficie del pianeta rosso. E la prima cosa che fai è pesarti. Ma certo. Ah, 23 kg. Quasi 3 volte meno che sulla Terra. Sei meno pesante di un capibara, un grande roditore del Sud America. Questo perché Marte è il 50% più leggero e 10 volte più piccolo del nostro pianeta. Poiché qui la gravità è più debole, si diventa 3 volte più forti. Potresti sollevare 2 tuoi amici. Ma questo tipo di gravità nasconde un problema per le persone. Il progetto è quello di colonizzare Marte. I nostri muscoli, però, sono abituati alla gravità della Terra. Non sarebbero in grado di lavorare al massimo sul pianeta rosso. Gli astronauti, per evitare di avere grossi problemi di salute, saranno costretti a seguire delle precise sessioni di allenamento o legarsi dei pesi addosso per diventare più pesanti. Dovranno portare almeno 10 manubri da 9 kg per avvicinarsi al loro peso reale e mantenere i muscoli tonici. Ora un rapido viaggio verso Giove, un gigante gassoso, ancora gas, privo di una superficie solida. Possiamo ammirare una varietà di dense nubi. Probabilmente è meglio rimanere sulla piattaforma. Giove è 317 volte più pesante della Terra e la sua gravità è molto forte. La bilancia segna 154 kg, il peso di un grosso cinghiale sulla Terra. Riesci a malapena a stare in piedi nella tua tuta spaziale. Ti senti molto debole. Il peso massimo che puoi sollevare qui è di 27 kg, praticamente il peso di un husky. Diamo un'occhiata a Europa, una delle lune di Giove. Sali sulla bilancia e leggi 8 kg. Sì, qui la gravità è così debole che pesi come un nano da giardino. Allo stesso tempo puoi facilmente sollevare 454 kg, un cavallo o un pianoforte a coda. Con quel tipo di forza sulla Terra potresti ribaltare uno scuolabus o sollevare una piccola auto sopra la tua testa. Andiamo avanti. Saturno, un altro gigante gassoso. Tieniti forte. I venti qui possono raggiungere i 1800 km orari. Una tale raffica di vento potrebbe portarti da una costa all'altra degli Stati Uniti in sole 2 ore. Sbrigati a salire sulla bilancia. 65 kg, poco più del tuo peso sulla Terra. Ti senti un po' debole, come dopo un allenamento in palestra. Ecco Titano, una luna di Saturno. Ti conviene restare più a lungo, perché qui potrai sentirti un vero sollevatore di pesi. Riuscirai a sollevare ben 7 adulti e solo con le braccia, o in alternativa un grande squalo bianco.
fa solo attenzione ai suoi denti. Il tuo peso qui è di circa 8 kg, come un gatto domestico decisamente in carne. Urano è il pianeta più freddo del nostro sistema solare. È 10 volte più freddo che un normale freezer. La bilancia segna 54 kg. Qui si potrebbe sollevare la ruota di un camion. L'ultimo pianeta del nostro sistema solare, Nettuno, è 17 volte più pesante della Terra e 4 volte più grande. Su Nettuno soffiano i venti più forti mai registrati. Sulla bilancia leggi 68 kg. Sì, hai guadagnato un po' di peso, ma lo stesso accadrebbe se prendessi in mano un manubrio sulla Terra. Ora, che ne dici di passare a oggetti spaziali più particolari? Per esempio, una stella di neutroni, uno degli oggetti più pesanti e più densi dell'universo. Una stella di neutroni pesa come il Sole, ma è così piccola che l'isola di Manhattan potrebbe contenerla. Questo oggetto spaziale ha una superficie solida, quindi puoi farci atterrare l'astronave. Il peso e la densità della stella di neutroni rendono la gravità incredibilmente forte qui. I tuoi 60 kg sulla Terra qui si trasformano in 862 kg più 10 zeri. Sulla stella di neutroni saresti piatto come una frittella. Non saresti nemmeno in grado di raccogliere un fiammifero. Un normale ago da cucito peserebbe 140.000 tonnellate, quanto 2.000 Boeing 737. Il prossimo è un buco nero. Qui non abbiamo nemmeno un numero per descrivere il tuo peso. I buchi neri sono gli oggetti più densi e pesanti dell'universo. Si trovano al centro delle galassie e possono pesare milioni di miliardi di volte più del Sole. Sono così pesanti da deformare lo spazio-tempo. Una volta che sei nel campo gravitazionale di un buco nero, non puoi più uscirne. L'attrazione gravitazionale aumenta per ogni centimetro che si avvicina al centro del buco nero. Se stessi cadendo in un buco nero e allungassi il braccio in avanti, la forza sulle tue dita sarebbe molto più forte di quella sul gomito. La tua mano si allungherebbe come uno spaghetto. Il tuo peso qui è infinito e la tua forza è infinitamente piccola. Non saresti in grado di sollevare un singolo atomo o fotone di luce qui. Basta, torniamo a casa. Se stessi fluttuando nello spazio, nessuno potrebbe sentirti sussurrare, parlare, urlare di orrore nel vedere un gigantesco asteroide venire verso di te. Non solo saresti molto lontano dalla Terra, ma il suono ha bisogno di spazio per viaggiare. I suoni sono vibrazioni di molecole e atomi in qualcosa, come l'acqua o l'aria. Il tuo corpo raccoglie le onde sonore attraverso il condotto uditivo e il timpano. Le vibrazioni che riceviamo si trasformano poi in segnali elettrici in modo che il nostro cervello possa capirle e riconoscerle. Le frequenze dei suoni che gli esseri umani possono sentire sono comprese tra i 20 e i 20.000 Hz. Il suono viaggia 4 volte più velocemente nell'acqua perché le molecole sono più vicine tra loro. E più velocemente nell'acciaio che nell'acqua e nell'aria. Il suono naturale più forte sul nostro pianeta è quello prodotto da un vulcano in eruzione. Non è sicuro al 100%, ma gli scienziati ritengono che l'eruzione del Krakatoa nel 1883 sia stato il suono più forte che l'umanità abbia mai sentito. È esploso con una forza enorme, ha distrutto la sua isola e ha rilasciato nell'atmosfera 20 milioni di tonnellate di zolfo. La gente l'ha persino sentito a 4.800 km di distanza. Sarebbe come se qualcuno producesse un suono a New York e si sentisse in Irlanda. Il suono può assumere molte forme, ma gli umani lo conoscono meglio sotto forma di onde di pressione che si muovono nell'aria. Il suono passa più lentamente attraverso i gas pesanti e l'aria fredda. E più velocemente attraverso gas leggeri, ad esempio l'elio. Non ci sono acqua o aria nello spazio, quindi il suono non ha nulla su cui viaggiare. La nostra atmosfera è composta da 10 trilioni di atomi ed è come se il suono viaggiasse attraverso una densa zuppa. Ci sono solo 10 atomi per metro cubo nello spazio. Ciò significa che lo spazio è vuoto e silenzioso. Ma non è sempre stato così. L'universo ha dai 10 ai 20 miliardi di anni. È apparso come risultato del Big Bang.
Non è stata un'esplosione partita da un punto, ma è come se lo spazio fosse apparso ovunque nell'universo allo stesso tempo. Allora l'intero universo era come una palla di plasma incandescente. Era molto più spesso di oggi, quindi il suono poteva attraversarlo. Mentre l'universo si stava formando, produceva delle onde d'urto. E loro producevano un rombo cosmico molto più profondo di quanto le nostre orecchie possano normalmente rilevare. Questi sono i primi suoni che l'universo ha mai prodotto nella fase in cui si stava ancora formando. Gli scienziati li hanno decodificati e realizzato una versione che possiamo effettivamente ascoltare. Col passare del tempo, l'universo si è esteso. Oggi è molto più ampio, vuoto e silenzioso. Ma meglio così. Se il suono viaggiasse con facilità nello spazio, sentiremmo costantemente forti esplosioni, crepitii, lamenti e altri suoni emessi dai corpi celesti. Anche il Sole fa rumore. Ecco il suono delle sue vibrazioni create da loop, onde, eruzioni e altre attività. Il Sole crea trilioni e trilioni di watt di energia sonora, qualcosa come delle pulsazioni o un battito cardiaco molto basso. E questo aiuta i ricercatori a capire cosa sta succedendo all'interno del Sole e a comprenderne gli strati. Se non fosse così smorzato, per noi sulla Terra sarebbe come sentire continuamente un martello pneumatico. Se andassi con un amico a fare una passeggiata sulla superficie lunare, non vi sentireste. Niente aria, nessun suono. Ma questo non significa che la Luna non ne produca. Quando la prima navicella spaziale è atterrata sulla Luna, ha causato degli incidenti che in seguito hanno portato a terremoti lunari. Gli scienziati quindi misurarono le vibrazioni che attraversavano la Luna per capirne la struttura interna. Si resero conto di aver causato delle vibrazioni durate più a lungo di quanto si aspettassero e più a lungo di qualsiasi vibrazione simile sulla Terra. Era come se quei terremoti stessero producendo il suono di una campana. Quando si verificano dei terremoti, l'umidità nel terreno si comporta come una spugna. Assorbe l'energia delle onde che si diffondono fino a quando gli effetti non terminano, ed è l'acqua a fermare il terremoto. La Luna è secca, più simile a una roccia solida. I terremoti lunari sono meno intensi, ma non c'è acqua per fermarli, quindi le vibrazioni vanno avanti e indietro. A un certo punto la solida roccia li ferma, e si ferma anche quel rintocco. Ma vediamo cosa succede con il suono su pianeti diversi. Nettuno, Urano e Saturno sono fatti principalmente di elio e idrogeno. Questi gas sono più leggeri dell'atmosfera sul nostro pianeta, quindi la tua voce risulterebbe più acuta. Ma ogni pianeta ha delle peculiarità che fanno cambiare il suono. Nettuno ha delle oscure profondità, Urano le nuvole di metano, ma sono entrambi ghiacciati, fatti di gas e hanno particelle di ghiaccio nella loro atmosfera. Saturno, un gigante gassoso, vanta tempeste selvagge e impetuose. La più grande luna di Saturno, Titano, è l'unica ad avere una vera atmosfera. È più spessa di quella che abbiamo noi sulla Terra, fa molto freddo e piove metano liquido. Nel 2005 i ricercatori hanno inviato la navicella spaziale Huygens, che è riuscita a registrare un audio incredibile che potresti trovare familiare. Il suono dei venti, ma a miliardi di chilometri di distanza da noi, su Titano. Se fossi lì, potresti sentire un suono simile a una cascata, che è in realtà metano liquido che scorre. Trasferiamoci su Giove. Non c'è una superficie solida, è fatto di gas, che diventa più denso man mano che si va in profondità. A un certo punto si trasforma in liquido. Il suono è diverso in ciascun strato. Giove è in realtà piuttosto rumoroso ed emette suoni bizzarri. Crea intense tempeste radio con potenti fulmini. Lì sentiresti echi ed echi che vanno avanti e indietro. Marte. La sua atmosfera è più sottile di quella terrestre, quindi non ci sono molte molecole per far viaggiare il suono. I venti possono diventare piuttosto potenti, come i nostri uragani, ma su Marte sembrerebbero una leggera brezza. Infatti non sentiresti la tempesta, forse sentiresti la polvere che si raccoglie e che sbatte contro la tua tuta spaziale. Nell'atmosfera rarefatta la tua voce sarebbe più calma e non viaggerebbe lontano.
Qualcuno potrebbe stare in piedi accanto a te a urlare e probabilmente non lo sentiresti. L'aria a bassa densità renderebbe le nostre voci più acute, ma le temperature fredde, come su Marte, rallenterebbero il suono, riequilibrandolo. La tua voce sembrerebbe distante e sfocata. Immagina di ascoltare uno strumento come una chitarra o un pianoforte. Sarebbe come la melodia lontana e ovattata di un sogno. Il suono su Venere è l'opposto che su Marte. Venere ha un'atmosfera densa, molto più densa della nostra, qualcosa tra l'acqua e l'aria. Lì sentiresti i suoni come quando sei sott'acqua. L'ambiente è un po' diverso, con 482 gradi centigradi e 100 tonnellate di pressione atmosferica. Ma supponiamo che tu abbia una tuta spaziale magica che ti protegge dal calore e dalla pressione. Su Venere sentiresti un tuono. 40 anni fa una navicella spaziale è atterrata con successo sulla sua superficie ed è rimasta accesa per quasi un'ora prima di spegnersi. Ha raccolto questi suoni di forti venti. Se iniziassi a parlare su Venere, la tua voce sarebbe, all'inizio, molto bassa a causa dell'atmosfera densa. Ma poi suonerebbe più alta perché l'aria calda aumenta la velocità del suono. Sarebbe tutto un po' distorto e attutito, mischiato con i suoni dei tuoni intorno a te. Mercurio è un corpo roccioso senza atmosfera, quindi stare in piedi sulla sua superficie e parlare sarebbe come cercare di parlare mentre si fluttua nello spazio. Inutile. Sarebbe come stare nel vuoto assoluto, il che ti può far pensare che su Mercurio non ci sia nessun suono. Tuttavia puoi sentire, anche se non attraverso l'aria. Ma le rocce. Metti l'orecchio a terra. Forse sta arrivando un terremoto. L'universo è un luogo connesso dalla luce. La luce può andare ovunque attraverso qualsiasi punto nello spazio, ma non il suono. Noi non solo abbiamo un pianeta che supporta la vita, ma offre un'ampia gamma di suoni. Anche senza di noi non sarebbe un posto silenzioso. Una leggera brezza che accarezza dolcemente le cime degli alberi, terremoti, vulcani, deserti. L'oceano con le sue onde in superficie e suoni spaventosi in profondità. Lassù è un tranquillo mistero, ma quaggiù è vera magia. Sei su un aereo diretto a un'importante convention di astronomia. Quando noti qualcosa fuori dal finestrino che eclissa il sole, sputi il tuo caffè e tutti quanti voi passeggeri osservate la scena increduli. Poi noti che ha degli anelli tipo Saturno. Dovevi andare in Giappone, ma sei costretto ad atterrare in California. Non appena atterri, guardi il cielo e vedi altre gigantesche strutture simili a pianeti che stanno fluttuando nel cielo. Tutti scattano delle foto e cercano di capire cosa stia succedendo. All'improvviso vedi un'enorme palla di fuoco vicino all'aeroporto. Tutti quanti cercano riparo, ma per fortuna cade sulla pista dove non c'è nessuno. La cattiva notizia è che non vi è più alcuna pista per far atterrare gli aerei. Tutti cercano di stare al riparo mentre vedete altri oggetti apparire nel cielo. Tutte le comunicazioni si sono interrotte dal momento in cui sono apparsi questi grandi oggetti. Senti alcuni scienziati dire che questi enormi oggetti sono i pianeti del Sistema Solare che ora si trovano vicino alla Luna. Mercurio e Venere assomigliano a delle lune, ma Saturno occupa molto spazio nel cielo. Parli con gli scienziati e gli dici che sei un astronomo. Ti invitano ad andare con loro in Antartide all'osservatorio del Polo Sud. Hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile per risolvere questo mistero. Sali su una nave diretta in Antartide. Il mare è molto agitato nonostante il tempo sia sereno. Dopo pochi giorni arrivi finalmente sul continente e sali su una motoslitta fino alla stazione di Amundsen Scott del Polo Sud. Qui, insieme a un gruppo di scienziati, scoprirete che cosa sta succedendo. Non eri preparato alle temperature così gelide, anche se è luglio. Arrivi alla stazione e vedi che gli scienziati sono molto impegnati tra svariate scartoffie e parlano tra loro di pianeti che orbitano intorno all'atmosfera. Arrivi nella sala conferenze, dove il capo ti spiega che sta succedendo. Uno ad uno i pianeti si stanno avvicinando sempre di più, fino ad allinearsi con la Luna, ma ancora non sanno perché né come.
Venere è stato il primo e ora si sta avvicinando Saturno. La Luna si trova a circa 386.000 km di distanza dalla Terra e influenza le nostre maree con la sua attrazione gravitazionale. Poiché l'acqua è meno densa del suolo, vediamo l'effetto sulle maree. L'alta marea si verifica quando la Terra viene tirata verso la Luna. E poiché gli altri pianeti si stanno avvicinando, l'attrazione gravitazionale sta cambiando in modo irregolare. Tra un paio d'ore, Saturno sarà alla stessa distanza della Luna. Ti dirigi verso il grande telescopio e osservi i pianeti. Qualsiasi aereo o elicottero non potrà più volare e non avrà la tecnologia radar adeguata a riuscirci. Mentre osservi lo spazio, noti che Marte si sta avvicinando alla Terra. Ti dicono che le onde di marea si stanno alzando sempre di più e alcune nazioni insulari verranno spazzate via. Per fortuna sono già stati tutti evacuati. E dopo Marte, noti che anche Nettuno si sta avvicinando. Riesci a sentire la fluttuazione nella gravità terrestre. Riferisci allo scienziato capo che l'unico modo per sopravvivere è costruire rapidamente dei bunker lontani dalle rive, che possano ospitare molte persone, e bisogna realizzarli prima che gli altri pianeti si avvicinino. Ben presto arrivano dei team di ingegneri e iniziano a costruire. Ondate di sopravvissuti arrivano e si sistemano nei bunker appena costruiti. I pianeti si avvicinano sempre di più. Marte e Nettuno si sono già fermati accanto a Mercurio, Venere e Saturno. Plutone e Urano sono ora visibili a occhio nudo e si stanno avvicinando alla Terra. L'attrazione gravitazionale sta sfuggendo di mano. Ogni volta che qualcuno passa sopra, la neve nel deserto antartico fluttua per diversi secondi. Puoi saltare molto più in alto adesso. Ora è notte, ma il cielo non è scuro come sempre. I pianeti riflettono molta più luce solare rispetto alla Luna e ora è appena visibile. Se si osserva il cielo attentamente, si vedono comete e meteoriti vicino all'atmosfera. Alcuni precipitano su Marte e Nettuno. Sono ben visibili dalla Terra. Nell'atmosfera terrestre ci sono anche degli altri detriti spaziali, ma tu noti qualcosa di strano. I pianeti ora sono in orbita attorno a Saturno. Ricontrolli i tuoi dati e scopri che i pianeti sono tutti allineati con l'orbita di Saturno. Questo perché la sua massa è la più potente. Gli anelli di Saturno sono costituiti da particelle di ghiaccio, alcune grandi come autobus e altre minuscole come sassi. Ma questi anelli ora si stanno scontrando con gli altri pianeti. All'inizio nessuno si accorge dello spostamento dell'orbita, ma poi tutto cambia. Si innescano terremoti e i vulcani si riattivano. Questo è il motivo per cui tutti, incluso te, fate i bagagli e vi preparate a fuggire. In Antartide ci sono tanti vulcani nascosti sotto il ghiaccio. Alcuni sono sotterranei, mentre altri sono in superficie. L'attrazione gravitazionale di Saturno è molto più forte di quella della Luna e per questo il nucleo terrestre reagisce in maniera più intensa, innescando terremoti ed eruzioni vulcaniche. Tutti si preparano al volo e raggiungono gli elicotteri che li porteranno in Sudafrica. Questi elicotteri sono stati progettati per volare senza bisogno del radar per guidarli. Arrivi in Sudafrica ed è praticamente ricoperto d'acqua. L'elicottero ti porta il più vicino possibile al centro del continente e poi ti dirigi nel deserto del Sahara. Quest'area piatta senza nulla intorno è l'opzione più sicura. Poi guardi in alto e vedi un altro pianeta. È Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare. Se la Terra avesse le dimensioni di un chicco d'uva, Giove avrebbe le dimensioni di un pallone da basket e si sta avvicinando rapidamente. Molti degli altri pianeti gli lasciano immediatamente spazio, incluso Saturno. Intanto ti stai dirigendo verso il Sahara e in auto ti ci vorranno giorni per raggiungerlo. Il cielo è scuro durante il giorno poiché la maggior parte dei pianeti blocca il sole. Finalmente, insieme ad altri scienziati, raggiungi il deserto e con tua sorpresa vedi che è stata costruita un'intera città in un solo mese da quando sono apparsi i primi pianeti. Ti sistemi nel tuo dormitorio, ma hai ancora molto lavoro da fare. Un paio di giorni dopo, Giove irrompe nell'atmosfera ed eclissa tutto. Ora la Terra sta ruotando intorno a Giove ed orbita molto più velocemente adesso, poiché Giove è più piccolo rispetto al Sole. Ma poiché c'è anche Saturno, che è molto grande, la Terra continua ad essere sballottata da un'orbita all'altra, come una palla che viene tirata tra due persone. Di conseguenza, sulla Terra, le persone stanno sperimentando diverse forze gravitazionali. Le onde di marea continuano a diventare più forti e i vulcani stanno eruttando ovunque.
Poiché il nucleo della Terra si sta surriscaldando, anche la temperatura sta cambiando e con l'assenza di luce solare per la maggior parte del tempo, gran parte della vita vegetale sta faticando a sopravvivere. I raccolti non stanno prosperando e gli agricoltori sono costretti a usare le serre con della luce artificiale. I viaggi aerei e quelli spaziali sono impossibili. La stazione spaziale internazionale è completamente distrutta, insieme ai satelliti in orbita nello spazio. Per questo i cellulari ed internet non funzionano. La gravità è nel totale caos. 6 mesi dopo, l'umanità ha trovato un modo per far fronte a questa nuova normalità. Ma le cose continuano a cambiare. Il numero di ore in un giorno è cambiato, così come i giorni che compongono una settimana. Prima si misuravano in cicli lunari. Il mese si basava sulle fasi della luna, dalla luna piena alla luna nuova. Ma ora la luna è scomparsa, facendo posto ai pianeti del sistema solare.